Ciao ragazzi, benvenuti su Mages of Lotus. Oggi vi portiamo alla nostra prima deck tech di Commander, Birgi, la dea delle storie. Allora, partiamo dal formato. Sì. Quindi questa è giocabile sia in Commander MTGO, quindi dove regala nel Sol Ring, Mana, Vault, Esatto, tutti gli tutte le accelerini carte artefatti, Powered. sia in Centurion, dove forse rende anche ancora di più. Sì, esatto. Questa è una lista abbastanza basica, si può ancora migliorare. Sì, esatto, non, anche perché è relativamente nuovo come comandante, bisogna ancora studiarlo, non è in giro da 10 anni come altri No, comandanti. ci sto da qualche settimana, quindi. Però ci siamo sentiti portarlo sul canale perché sta avendo abbastanza successo e dà potenziale. Sì, anche perché a differenza degli altri comandanti rossi, mororossi anzi, scusate, non è il classico mazzo agro picchio botti 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 tipo Zurgo e non è un tribale, quindi Goblin, è una meccanica divertente, diciamo Storm. Diciamo che come tipo, è ancora diverso anche da Daretti. Sì, è ancora Cioè, è diverso. ancora diverso anche da Daretti. È molto divertente. Esatto. Allora, partiamo da cosa fa la carta. Allora, Birgi è una dea che ha due facce, quindi tra virgolette avremo due comandanti. Ovviamente ogni volta la tassa di comandante dovete comunque pagarla qualsiasi faccia giochiate. Perché per la carta in sé, Esatto. non per la faccia che giocate. Esattamente. Allora, la parte di fronte, la creatura è a costo 3, un 3-3, quindi cominciamo bene, è anche cheap, che ogni qualvolta castiamo una spell, quindi non importa se viene counterato o altro, la spell, aggiungiamo mana rosso. E questo mana rosso aggiunto da questa abilità non lo perdiamo man mano che le fasi passano. Non male. Non male, l'effetto è fortissimo. Il secondo effetto ci raddoppia il boss, che non ci Non ci interessa. interessa molto, anche perché nella lista non c'è tantissime carte con boss Non ce interessanti. ne sono. E l'altra parte è un artefatto a costo 5, leggendario, che dice: scartiamo una carta, esiliamo le prime due dal mazzo e le possiamo giocare in questo turno. Ottima per Midrange. Ricordate anche le terre possono essere giocate, non Sì. castate. Qua dice play, non cast, quindi potete Esatto. giocare le terre. Allora, il mazzo ha delle combo. Sì. Partiamo dalla prima, che prevede Birgi, poi due koboldi, che Esatto. sono delle creature a costo 0, 1, 1, 0, 1, non Che conta. tra l'altro probabilmente torneranno in Dungeons & Dragons perché sono Molto molto presenti nella presenti. storia. E andiamo sugli artefatti, Clawson Curio, che invece è un artefatto a costo 3, che ci dice quando entra in gioco una carta di un certo tipo, quindi artefatto, creatura, incantesimo. Però non artefatto, dice, whenever. Ah, No, no, sì, non artefatto. sorry, non è Placewalk. Placewalk. Riprendiamo in mano un altro permanente che controlliamo che ha lo stesso tipo. Esatto. Quindi sostanzialmente la combo è: abbiamo per terra questa pietruzza. Facciamo il primo koboldo che ci darà mana rosso. Ovviamente con Birgi in Con Birgi in campo, campo. ovviamente. Quindi il koboldo è talmente gratis che ci dà un mana. Sì. E bounciamo un'altra creatura a caso che non ci interessa. E mana efficiente. È molto mana efficiente. Visto che ti piace. È molto maneficente. Bounciamo un'altra creatura che non ci interessa. Facciamo il secondo koboldo che ci dà un altro mana rosso. E bounciamo in mano il primo koboldo che abbiamo fatto. E come potete notare, visto che i koboldi costano 0, possiamo farlo all'infinito. Quindi avremo mana infinito. In più Esatto. abbiamo nel mazzo tantissime carte che vanno a sinergizzare con questa combo, che Esatto. possono essere mitraglia, semplice mitraglia. Quindi Esatto, la classica Grapeshot, perché a questo punto avremo Storm infinito, quindi possiamo sparare tantissimi danni. un danno infinite volte. E poi abbiamo l'Impact Tremors. Che ogni volta una creatura entra nel campo di battaglia sotto il nostro controllo, facciamo un danno all'avversario, quindi danni infiniti, Danni stile infiniti. mitraglia. E già questi due comunque sono già due carte che ci fanno vincere, ma ce ne sono anche altre. Esatto. Passiamo alla seconda combo invece, che ha l'Ignus, che è Green Ignus, Eccolo che è qua, sto qua. cercando, che l'hanno ristampato adesso in Strix 7. Costa 3, 1, 2, 2, e con 1 ci dice riprendiamo in mano questa carta e aggiungiamo 3 mana. Attiviamo questa abilità sulla Sorcery. Allora, noi ce l'abbiamo in campo. Sì. Abbiamo Birgi. Birgi. Riprendiamo in mano lui. Sì. Ok? E lo ricastiamo e ci dà 3 mana. Più uno Di di Birgi, Birgi. sono 4. Ok? Facendo così non ci basta. Però se noi abbiamo in campo Un artefattino dei vari, dei tanti che ci sono, che permettono di scontare le spell rosse. invece avremo più mana a disposizione, quindi Esatto. faremo di nuovo infinite Ci dà in creature. positivo. Sì. E
In realtà anche solo BRG con il greening Ignius ci permette di fare comunque Ignius infiniti. Invece avendo Azoret avremo mana infinito. Perché ce n'è da. Perché costa 4 Il fare il totale. effetto, ma il BRG ce n'è da 1. Lui ce n'è da 3, quindi sono, andiamo a pari Andiamo a pari. comunque. Però a pari facciamo solo creature infinite o spell Sì, infinite. esatto, entrate infinite di creatura con impatto, altre cose. Con Azoret Monument facciamo anche mana Pes infinito. facciamo sì mana infinito e volendo anche pesco scarto infinito, perché ogni volta castiamo Per rossa. una creature spell, noi Sì. possiamo scartare e facciamo pescare. Quindi pescheremo tutto il mazzo, pescheremo alla fine Il finisher, Grapeshot e sì, qualcosa che ci avremo. serve. Ah, il mazzo ha anche dei piani B, Esatto. che sono prevalentemente le creature, come gli Ampyromancer. Sì, che fanno il piano, diciamo, midrange del mazzo. Sì, poi Gutter Snipe, che fa due danni quando entra, quando Castiamo giochiamo una Instant spell. Sorcery. E poi abbiamo i Planeswalker. Esatto, le varie Chandra. Sì, le abbiamo un po' tutte, sono tutte forti, Sì. sono dei mini piani a sé. Esatto. Considerate che anche il comandante a sé è un piano midrange, perché possiamo tranquillamente giocarla come corno e ogni terra in late game che non ci serve più scartarla e pescare sostanzialmente, pescare tra virgolette, ovviamente, due. Facciamo un value infinito, Sì. quindi anche quello è un bel piano. E altre poi vabbè, abbiamo delle removal ovviamente per contenere Sì, c'è l'avversario. qualche removal classica del rosso. Tanti pesca scarte o pesca e basta. Tanti Sì, tanti riti. riti. Che sono fortissimi ovviamente col nostro comandante perché il rito ci darà un mana in più. No, E nelle terre non troviamo niente di che. Questa esatto. lista è normale, ma Sì. non ha carte interessanti. Si può Si può migliorare. migliorare, sì, la lista, attenzione ragazzi, esatto, è all'inizio, è migliorabilissima, non ne vogliamo parlare perché ci sembra molto interessante, dobbiamo tra l'altro anche provarla. Sì, è una lista abbastanza basica. Allora, sui matchup. Non sappiamo dire precisamente i Precisamente. matchup, però il mazzo lo consigliamo Sì. perché ci sembra un bel mazzo con più piani, che è la cosa Sì, importante in comando. in Magic e Sì. soprattutto in Commander, e tra l'altro ha un costo accessibile Sì. perché qua lo dà 300 euro tabletop, 300 dollari. Di carte realmente costose ce ne sono poche, quindi cioè sì, Clawstone Curio è un po' caro. Sì, però. Però sono carte comunque. Cioè, se state dentro i 200 euro va benissimo. E avete un mazzo comunque molto competitivo, Sì, non è male, è un bel mazzo, non vi rompe tanto le scatole sulla mano, se dovete comprare mille fetch, le dual o terre doppie. diciamo che è un ottimo entry level per il Sì. formato. Quindi un mazzo da montare se non avete mai giocato Commander. Ve Esatto. lo consigliamo molto. Attenzione che è un mazzo un pelo complicato perché le abilità sono difficili da impilare, però vi fa da scuola Vi comunque. dovete ricordare tante innescate, Sì. perché ci saranno un sacco di innescate che vanno in pila quando giocate le carte, e quindi. E allora, ci sentiamo di consigliarvi questo mazzo e di mettere mi piace al video e iscrivervi al canale, e non vi chiediamo nient'altro. Se volete altri deck tech di Commander, chiedetecelo. Siamo stati molto brevi su questo mazzo Sì. qua, No, ok? Perché non ha senso in Commander andare carta per carta. Ha sono senso solo parlare delle macro strategie troppo. del mazzo. Esatto. E se vi piace, ditecelo, continueremo così, altrimenti potremo anche farli un po' più Esatto, se lunghi. preferite più immersive carta per carta, sviscerarla, nessun problema, ve lo facciamo così, ovviamente. E a breve, tantissime novità sul canale, unboxing, live e di tutto e di più. Seguiteci, un saluto da Mage of Lotus, ciao! Alla prossima.